Non guardare in tasca cosa resta, se son spiccio sogni in testa, cosa resta fra i miei denti dopo tutta questa merda? No che non fa male, è acqua minerale, bevi, bevi, manda giù, bevi, bevi, manda giù. Senti come brucia nella gola quando non riesci ad urlare, troppo amaro nei vent'anni, è una notte senza tregua, no che non fa male, se non ti vuoi svegliare, bevi, bevi, manda giù, bevi, bevi, manda giù. C'è una sirena che arriva a casa, mamma non sa che non son felice, non sono stato mai forte, no, saranno i vent'anni che fregano sempre, saranno queste persone più sole, e se vomito non vuol dire che ho finito, e se vomito non vuol dire che ho finito. Non guardare in tasca cosa resta, se sono spiccio sogni in testa, cosa resta fra i miei denti dopo tutta questa merda, no che non fa male, e acqua minerale, bevi, bevi, manda giù, bevi, bevi, manda giù. Senti come brucia nella gola quando non riesci ad urlare, troppo amaro nei vent'anni, è una notte senza tregua, no che non fa male, se non ti vuoi svegliare, bevi, bevi, manda giù, bevi, bevi, manda giù. Sirena che arriva a casa, mamma non sa che non venga a cena, anche se ho sempre avuto fame, saranno i vent'anni che tengono a dieta, ma non sanno che io so volare, e se vomito non vuol dire che ho finito, e se vomito non vuol dire che ho finito. Quindi non guardare in tasca cosa resta, spiccio sogni in testa, cosa resta fra i miei denti dopo tutta questa merda, no che non fa male, e acqua minerale, bevi, bevi, manda giù, bevi, bevi, manda giù. Senti come brucia nella gola quando non riesci ad urlare, troppo amaro nei vent'anni, è una notte senza tregua, no che non fa male, se non ti vuoi svegliare, bevi, bevi, manda giù, bevi, bevi, manda giù. Vomito non vuol dire che ho finito, e se vomito non vuol dire che ho finito, e se vomito non vuol dire che ho finito, e se vomito non vuol dire che ho finito, e se vomito non vuol dire che ho finito, e se vomito non vuol dire che ho finito, e se vomito non vuol dire che ho finito, e se vomito non vuol dire. Se vomito non vuol dire, se vomito non vuol dire che ho finito, e se vomito non vuol dire che ho finito. Grazie. Vieni pure Tomà, vieni qui al centro. Allora ricordo codice 01 per Tomà Cheval, acqua minerale, 894001 da telefono fisso e 475-4751 per un sms. Ora la giuria televisiva, iniziando da Luca Barbarossa. Poi tranquillo Luca, perché non partirò sempre da te, a turno parto con ognuno. Bravo, di voi. Bravo, perché è una bella responsabilità questa di iniziare. Cominciamo da te, prego, visto che sei il padrone di casa della sala B qui di Via Asiago. Va bene, innanzitutto voglio dire complimenti anche per il coraggio espressivo, perché comunque questa è è un pezzo coraggioso da tutti i punti di vista. Ho visto anche il tuo video, ti esprimi molto bene nel video. Se devo esprimere un giudizio stasera, ti devo dire che posso esprimerlo da metà canzone in poi, perché la prima metà ti sei veramente assestato, specialmente sui registri alti. Non voglio fare l'insegnante di canto, mi puoi insegnare a cantare tu a me sicuramente, però ti ho sentito molto più sicuro sui registri bassi, quindi l'esecuzione secondo me non è stata impeccabile. Se ti emozioni qui, non voglio immaginare sul palco dell'Ariston, quindi un po' lavoraci su questa sicurezza che devi un pochino acquisire. Io comunque Luca Barbarossa, Tomas Cheval, io vado a dare un 7. 7, ok, grazie. Morga. Io invece non sono d'accordo con Luca Barbarossa, proprio perché vocalmente lui
mi è sembrato estremamente controllato e interessante, perché questo sforzo della sua voce che è voluto è un colore molto bello che lui gioca con consapevolezza. Mi vengono in mente alcune voci storiche del rock come Billy Corgan degli Smashing Pumpkins o Simon Le Bon dei Duran Duran, cioè questo sforzo della gola che è un modo di fare punk new wave, però che è molto un mondo, cioè la sua voce è un mondo musicale. Io ti trovo molto bravo vocalmente, infatti la canzone non è interessante armonicamente proprio perché è la melodia che in realtà viene fuori e l'armonia se ne sta tranquilla e non vuole dire la sua per dare spazio alla melodia, perché la tua voce riempie tutto il, diciamo lo spettro musicale. Quindi a me è piaciuto molto, soprattutto nella performance live. Bene, il voto Morgan a Cheval. Faccio così, direttamente. 10, primo 10 della serata. Beatrice Venezzi, prego. Tomà, io ti trovo quasi disturbante. E non è, ed è una cosa positiva, io trovo. Perché tutto quello che c'è di artistico che in qualche modo ti disturba in senso positivo o negativo sicuramente comunque ti rimane addosso, ti rimane appiccicata addosso proprio. Sì, le strutture sono estremamente semplificate, è vero, ma è il genere probabilmente, ma il ritornello sicuramente è in odore di tormentone. Trovo il timbro della voce estremamente interessante e per me è un 7. 7, Beatrice Venezzi. Chiudiamo con Piero Pelù. Troppo amaro nei 20 anni, solo questo verso vale un applauso, perché è una sintesi pazzesca dell'avere 20 anni oggi. Noi ci conosciamo già dai tempi di The Voice, se non mi sbaglio, tu eri nel tour che ne hai fatto team con Noemi, che saluto. E, parafrasando un grande che ci ha lasciato in questi giorni, e per sintetizzare al massimo, saluto Gigi Proietti. Abbiamo, che dedichiamo la serata proprio a Gigi Proietti, ma che sarà sempre con noi. Io, per non rubare ulteriore tempo, dico che da stasera avrò la febbre da cheval. 10 10 10. Grazie mille. 34. Quanto? 34. Ma che fischi pure adesso. Ho fatto fischietto per proprio per il giudice. Ah, ok. Il giudice. 34 per Tomà Cheval. Grazie Tomà.